Buonasera amici, benvenuti a questa nuova puntata di Abruzzo Up. Il tema della serata è il tema dei temi, la madre di tutti i temi, come avrebbe detto Saddam, per fare una battuta, ma comunque è il tema principale oggigiorno in tutti i giornali, in tutti i media da parecchi anni, il lavoro e le politiche del lavoro. E al di là di tutto quello che è la grandissima crisi che abbiamo attraversato in Italia, in Europa, nel mondo addirittura, e che ha fatto emergere tanti difetti del sistema, diciamo, produttivo del mondo occidentale, ma quello del lavoro in particolare ha avuto come caratteristica fondamentale, dal punto di vista della problematica connessa, quella della riempire quel gap, quello spazio di distanza che c'era tra il vecchio modo produttivo, il vecchio mondo produttivo e il nuovo mondo produttivo. Voi sapete che nella storia del mondo occidentale ci sono state tante rivoluzioni industriali, no? Prima quella della famosa macchina a vapore, poi per poi passare a quella più recente dei computer, di internet. Beh, ogni volta che c'è stata una trasformazione del mondo produttivo e quindi del mondo economico di una nazione e delle nazioni, c'è stato sempre un momento in cui molte persone perdevano il lavoro perché quel tipo di merce e di servizi che producevano non era più richiesto dal mercato, perché ormai si è andati avanti con la tecnologia, ma d'altro canto quelle stesse persone, e anzi anche più di quelle persone, quindi anche in numero maggiore, ritrovavano lavoro in altri ambiti, nel nuovo mondo produttivo, un mondo produttivo che utilizzava le nuove tecnologie. Ad esempio all'inizio del secolo scorso, nei campi di cotone dell'America, degli Stati Uniti, molte persone persero il lavoro perché erano arrivati i primi trattori che facevano il lavoro di 20 persone, e quindi capite bene che molti persero il lavoro, ma quelle stesse persone però trovarono subito o quasi subito un nuovo impiego, ad esempio nel mondo delle costruzioni di automobili, nell'industria Ford, no? Le famose industrie Ford, nelle catene di montaggio Ford, queste stesse persone che avevano perso il lavoro dei campi trovavano il lavoro nelle industrie, nelle imprese, nelle fabbriche di produzione di automobili, un lavoro più retribuito e anche meno faticoso, tutto sommato, sempre molto faticoso quello nelle fabbriche, ma meno faticoso del lavoro nei campi, che è davvero durissimo. Beh, c'è stato un miglioramento di reddito, di qualità della vita, e gli stessi posti di lavoro sono stati ritrovati altrove. E allora però che cos'è che non funziona oggigiorno? Perché questa crisi del lavoro epocale? Perché la tecnologia si è sviluppata tantissimo, è diventata molto complessa. Non c'è bisogno di dire che parliamo, no, delle grandi tecnologie informatiche di oggi, che sono complessissime a volte. E allora trovare nuovi lavori in quel campo vuol dire innanzitutto riempire quel gap, quella differenza tra la vecchia formazione che si aveva, i vecchi metodi che si avevano e i nuovi metodi. Beh, questo gap, questo spazio formativo che va riempito è appunto un qualcosa che risolverebbe tutti i problemi se fosse appunto effettivamente riempito. L'Europa ha pensato a questo, la Commissione europea ha varato lo scorso anno un programma, soprattutto per i giovani che, come sapete, risentono più di tutti quanti del problema della disoccupazione, ha varato un programma che si chiama Youth Guarantee, la garanzia giovani, un sistema proprio che cerca di riempire questo spazio formativo. Beh, la Commissione europea ha stanziato per l'Italia 1,5 miliardi, pensate, e ovviamente questi soldi sono andati a finire anche nelle varie regioni e quindi anche in Abruzzo. Quale persona più indicata per parlarci di questo e di molto altro, lo vedremo, è l'assessore alle politiche del lavoro, dottoressa Marinella Sclocco. Buonasera, buonasera dottoressa. Buonasera. E appunto, la Youth Guarantee, la garanzia giovani, questa iniziativa importantissima che serve a colmare questi gap che ci sono tra la vecchia o il vecchio modo di fare, di lavorare, e i nuovi metodi di lavorare, che sono quelli che offrono opportunità e offrono lavoro. Che cosa ha fatto l'Abruzzo? Cosa ha fatto innanzitutto? Che cos'è Youth Guarantee? Ce lo spieghi meglio, e che cosa è successo quindi in Abruzzo? Sì, Garanzia Giovani, ha detto benissimo lei, è un programma destinato agli stati membri con un tasso elevato di disoccupazione femminile. Purtroppo l'Italia fa parte degli stati membri con un'elevata disoccupazione giovanile, e l'Abruzzo tra le regioni d'Italia purtroppo ha anche questa maglia nera, come dire, questo primato. Non tutte le regioni fanno parte di Garanzia Giovani, perché c'è una regione in particolare che è fuori perché non ha il problema della disoccupazione. L'Abruzzo ha questo problema. Tra l'altro l'Abruzzo ha un problema in più, perché non solo in Abruzzo i giovani sono
disoccupati, comunque la percentuale di disoccupazione giovanile è come la media nazionale, ha un problema aggiuntivo perché la disoccupazione femminile. In Abruzzo le donne sono disoccupate, hanno una percentuale di disoccupazione più alta della media nazionale, quindi, come dire, abbiamo un doppio problema. Ma in generale Garanzia Giovani è un programma che si rivolge, è fatto, studiato, scritto, programmato per le regioni con disoccupazione giovanile. Ed è destinato a chi? Ai cosiddetti NEET, e cioè ai ragazzi dai 15 ai 30 anni meno un giorno, quindi si dice 29, in realtà 30 anni meno un giorno, che né studiano né lavorano. Quindi di fatto sono i ragazzi che in questo momento, che oggi in Abruzzo, non stanno proprio facendo niente, né corsi, né lavorano, né stanno facendo percorsi di formazione, ecco, di formazione lavoro, stage, tirocini, niente di niente. Allora, la prima cosa, come dire, la prima difficoltà nel momento in cui sono diventata assessore era cercare di informare il più possibile gli abruzzesi, perché il programma è partito il 1° maggio del 2014. Io sono diventata assessore a luglio del 2014 e a luglio ho trovato pochissimi iscritti, solamente 3.000 su 49.000 potenziali iscritti, il dato era questo. Per cui, essendo 31 milioni di euro di opportunità per l'Abruzzo, mi sembrava, come dire, doveroso fare una campagna diversa da quella che era stata fatta fino a quel momento, quindi sono scesa in campo direttamente. Io conosco quasi tutti i miei colleghi assessori delle altre regioni e nessun assessore regionale è sceso proprio in campo organizzando informazione proprio. Proprio di informazione, proprio con i comuni, con le parrocchie, con le associazioni. Ho organizzato una campagna di comunicazione per andare a scovare questi NEET. Perché, essendo il target molto giovane ed essendo NEET, cioè, la difficoltà è stata proprio andarli a prendere, no? Andarli a scovare. E la cosa che è venuta fuori è che questi ragazzi, pur, come dire, essendo sempre connessi alla rete, in realtà non usano la rete per cercare occasioni di lavoro e di formazione, proprio perché, ecco, ripeto, nella rete era tutto molto chiaro, Garanzia Giovani c'era, ma nessuno era andato a cercare Garanzia Giovani, a cliccare. Quindi vale ancora la piazza, no? Vale ancora la piazza e come dire, i dati ci dicono questo, che dopo i nostri incontri sul territorio, il giorno dopo c'erano le iscrizioni, arrivavano le iscrizioni. Quindi siamo arrivati da 3.000 iscrizioni a 20.000 ragazzi, 20.000 in NEET che si sono iscritti al programma e che hanno deciso di puntare su loro stessi. C'è da fare una specifica a cui tengo molto, perché con i ragazzi bisogna essere chiari, con i ragazzi e con le proprie famiglie. Il programma Garanzia Giovani non dà posti di lavoro, quindi non sono percorsi di occupazione, ma di occupabilità, e cioè percorsi che permettono al ragazzo di colmare dei gap curriculari, permettono ai ragazzi di fare esperienze di lavoro e di formazione. Se poi queste esperienze di lavoro e formazione si trasformano in posti di lavoro è un'altra cosa, no? Dipende anche da quanto il ragazzo ha saputo giocare, giocare le proprie carte. Però certo. Garanzia Giovani non ti garantisce il posto di lavoro, ma, ripeto, garantisce percorsi di occupabilità. Quali sono i percorsi di occupabilità? Sicuramente la formazione, quello che lei ha detto all'inizio, perché è fondamentale, soprattutto per ragazzi che stanno a casa senza fare formazione, senza lavorare, è fondamentale aggiornarsi, proprio perché, diceva bene lei, il mondo del lavoro è completamente cambiato. Con l'ingresso di internet e delle nuove tecnologie, anche i lavori più tradizionali sono completamente diversi, e quindi è necessario, affinché ci siano, come dire, ci sia il posto di lavoro alla fine, è necessario colmare, formarsi e adeguarsi alle esigenze del mercato, che sono diverse da quelle di ieri. Quindi sono percorsi di formazione per i ragazzi e sono percorsi di tirocinio. Diciamo che il percorso più interessante in effetti è stato quello di tirocinio, quello che ha avuto l'80%, più successo. Sì, più successo.
E lì c'è stata un'altra scommessa: convincere le imprese ad aprire le porte ai ragazzi iscritti a Garanzia Giovani. Anche lì, di nuovo, siamo riscesi in campo, siamo andati sui territori e abbiamo cambiato le regole del tirocinio. Questo lo voglio dire perché è una mia battaglia personale vinta, perché per la prima volta in Abruzzo il tirocinio è cambiato, diciamo, rispetto a diverse questioni. Per la prima volta in Abruzzo anche i disabili possono fare il tirocinio. I disabili erano esclusi dal tirocinio perché l'indennità di tirocinio si andava a accumulare con la loro indennità di disabilità, per cui erano matematicamente esclusi, per cui abbiamo abbassato l'indennità di tirocinio per i disabili. Quindi per la prima volta dopo 25 anni è possibile per un disabile iscriversi a percorsi di occupabilità, quindi di tirocinio, di formazione on the job, come si dice. E la seconda, diciamo, il secondo cambiamento importante delle regole del tirocinio è stato che per la prima volta si è aperto il tirocinio anche alle aziende piccolissime, cioè quelle che hanno 0 dipendenti. Prima solamente le aziende che avevano almeno 5 dipendenti potevano avere un tirocinante. Grazie a questo cambiamento tutte le imprese abruzzesi possono avere, come dire, offrire, prendere al balzo questa occasione del tirocinio. Quindi fare una scommessa insieme al decisore politico su un ragazzo, in questo caso su un giovanissimo ragazzo, su un ragazzo giovanissimo. Quindi cambiando queste regole, devo dire, le imprese hanno risposto alla grande, direi. 4.500 imprese che hanno aperto le porte ai tirocinanti. Non significa 4.000 posti, molti di più, perché poi ogni impresa poteva chiedere più. Certo. Poteva chiedere più tirocinanti, quindi insomma abbiamo dato la possibilità e daremo la possibilità a 4.000 ragazzi di iscriversi e di cominciare il percorso di tirocinio che è appunto di 6 mesi, che avrà un'indennità mensile di 600 euro. Ecco, spieghiamo bene questa cosa. Quindi come funziona? Non solo c'è un tirocinio, quindi una possibilità di esperienza lavorativa che abbiamo detto all'inizio è molto importante proprio per colmare quella differenza, quella lacuna di formazione, ma c'è anche un sostentamento nelle more dell'apprendimento di questa nuova materia, di queste nuove discipline. Esatto. Quanto? 600 euro al mese dati dalla regione, quindi grazie a Garanzia Giovani, fa parte dei 31 milioni di euro, no, di Garanzia Giovani, 600 euro al mese pagati direttamente al ragazzo dalla regione e quindi dal governo, dall'Europa. Per una durata del tirocinio? Sei mesi. Massimo 6 mesi. Sono già partiti quasi 2.000 tirocinanti, che quindi già hanno cominciato il loro percorso di tirocinio all'interno delle aziende. C'è in questo momento un momento di stop per una presa di posizione responsabile, secondo me, perché l'Abruzzo è stato più bravo delle altre regioni. Abbiamo subito, diciamo, abbiamo fatto partire subito 2.000 tirocinanti, per cui il governo non si aspettava questa velocità e non ancora ci gira, come fondi. Dire, i fondi per farne partire, per far partire gli altri 2.000. Quindi siccome non mi andava, come dire, responsabilmente, penso che non sia giusto far intanto iniziate e poi vi paghiamo. Quindi nel momento in cui il governo ci darà l'altra tranche di fondi, faremo partire gli altri 2.000 ragazzi. Quindi in totale si prevedono 4.000 finanziati, diciamo. 4.000 finanziati, 4.000 tirocini che saranno avviati. E questa è una parte di Garanzia Giovani. Un'altra parte sarà appunto non il tirocinio all'interno delle imprese, ma proprio la formazione pura. E usciranno gli avvisi entro, diciamo, il mese di giugno. E poi c'è un'altra misura, cioè la misura del servizio civile, che insomma anche questa partita, 168 ragazzi andranno nei comuni o nelle associazioni a fare il servizio civile. Sempre quindi retribuiti con... Sempre retribuiti grazie a Garanzia Giovani. E poi è partita la settimana scorsa un'altra misura di spaesamento culturale, come ci piace dire,
di tirocinio all'estero, di Erasmus, chiamiamolo così, chiamiamolo Erasmus regionale. 500 ragazzi, c'è l'avviso aperto, quindi in questo momento chi vuole, faccio un annuncio, no? Certo, approfittiamo. I ragazzi che sono iscritti al programma di Garanzia Giovani, che hanno fatto quindi la profilazione, che hanno già il patto di attivazione e che vogliono andare fino a, diciamo, 6 mesi a fare un'esperienza all'estero di tirocinio, potranno, grazie a Garanzia Giovani, andare a fare queste esperienze all'estero, arricchendo il loro curriculum e, diciamo, l'avviso è aperto anche per le imprese che vogliono a loro volta candidarsi per ospitare i ragazzi. Naturalmente noi daremo una premialità, o come dire, sì, una premialità alle imprese abruzzesi che hanno una sede o collegamenti all'estero. Certo. Questo perché? Perché una volta finito il tirocinio all'estero, speriamo che le aziende, certo, che il ragazzo tornato in Abruzzo possa essere preso a lavorare stabilmente in azienda. Quindi 500 ragazzi potranno andare all'estero se risponderanno all'avviso. C'è un'altra misura di Garanzia Giovani che è già attiva, e c'è quella del bonus occupazionale, e cioè le imprese. Questo però ne parliamo fra un attimo, okay, perché adesso prima volevo illustrare al pubblico, come sempre facciamo, che cosa propone, oltre a quella che abbiamo appena sentito di Youth Guarantee, la Garanzia Giovani, cosa propone in generale l'Europa come politica del lavoro, come politica per stimolare l'occupazione. Vediamo come al solito la rubrica di Giulia Pelliccia. Appuntamento con In Europa, la rubrica di Giulia Pelliccia, che oggi ci parlerà di quello che riguarda l'Unione Europea e i giovani. Si parla di occupazione, perciò qual è il quadro? Sì, anche in questo campo, come abbiamo visto quello del turismo, la competenza della Commissione Europea in materia quindi di politiche giovanili è, diciamo così, accessoria rispetto a quella degli Stati membri. Gli Stati membri quindi hanno la responsabilità principale nel campo delle politiche giovanili e l'Unione Europea quindi ha il ruolo di coordinamento e sostegno. Chiaramente le azioni che l'Unione Europea dispiega a favore dei giovani sono tantissime e la strategia è racchiusa in documenti programmatici pluriannuali. Quella appunto 2010-2018 vede uno sforzo significativo appunto per sostenere le misure a favore dell'occupabilità e della formazione dei giovani. Quindi l'Unione Europea da un lato diciamo così, sostiene, come dicevamo, delle misure che poi si traducono anche in programmi di sovvenzione diretta che aiutano i giovani a trovare un impiego o a formarsi lungo tutto l'arco della vita per mantenere appunto attuale il proprio quadro di competenze e formazione, e dall'altro nelle altre politiche inserisce il tema dei giovani e dell'occupazione come tema appunto trasversale. Tornando appunto alle misure a favore dei giovani per l'occupazione e la formazione, Erasmus Plus raggruppa tutti quelli che una volta erano i programmi destinati alla mobilità, alla formazione, ai tirocini, e si stima che nel periodo 2014-2020, grazie a tutte le misure di questo programma, 4 milioni tra studenti, formatori, insegnanti, tirocinanti si muoveranno e vivranno esperienze di lavoro appunto in altri paesi dell'Unione Europea. Quello che sempre interessa ovviamente è il quadro occupazionale. Per quanto riguarda l'Unione Europea, quali sono le offerte che sono fatte proprio rivolte ai giovani in questo caso? Allora, sì, in effetti in questa strategia 2010-2018, come vediamo, si affrontano vari temi che sono quello dell'istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, e come dicevi tu, e gli altri che vediamo appunto elencati nella slide, la salute, chiaramente la partecipazione dei giovani alla vita civile, il volontariato, l'integrazione sociale, i programmi di volontariato nei paesi terzi rispetto all'Unione Europea, la cultura e i progetti culturali. Come dicevi tu, sicuramente il tema più interessante è quello dell'occupazione e dell'imprenditorialità, e allora vediamo alcuni dati che riguardano il mercato del lavoro dei giovani nell'Unione Europea. Noi sappiamo che più di 5 milioni di giovani con meno di 25 anni risultava disoccupato o inoccupato nel 28 Stati dell'Unione Europea negli ultimi 4 mesi del 2014, quindi un tasso di disoccupazione importante.
dominante del 21,7% che cresceva al 23% nei paesi della zona euro, e questo quindi vuol dire che c'è un tasso di disoccupazione giovanile che è quasi il doppio, diciamo, di quello degli adulti, del tasso di disoccupazione dei soggetti appunto in età adulta, che è appunto solo del 9%. Poi ancora vediamo che 7,5 milioni di giovani europei tra i 15 e i 24 anni non lavorano e non seguono un percorso scolastico di formazione. Il 12% dei giovani della popolazione con età compresa tra i 18 e i 24 anni abbandonano precocemente il percorso scolastico. Negli ultimi 4 anni, poi, per quanto riguarda il tasso di occupazione giovanile, vediamo che questo è diminuito di 3 volte in più rispetto a quello sempre degli adulti. Ancora c'è un divario molto esteso tra i paesi con i più alti e i più bassi tassi di disoccupazione giovanile, quasi 50 punti percentuali. Se vediamo appunto il tasso della Germania, che si attestava nel luglio del 2014 al 7,8%, e la Spagna, che nello stesso periodo invece ne vantava un tasso di disoccupazione giovanile del 53,8%. Seguita dalla Grecia col 53 nel maggio 2014 e dall'Italia col 42,9. Ancora il mercato europeo presenta dei notevoli squilibri in materia appunto di competenze e richieste del mercato del lavoro, quindi c'è questo appunto squilibrio, questo mismatching, questa mancata corrispondenza tra competenze e richieste da parte del mercato del lavoro. A dispetto della crisi poi però, e questo è un dato diciamo quasi positivo, si registrano più di 2 milioni di posti di lavoro vacanti nell'Unione Europea. E in particolare nel portale Eures, abbiamo detto, è possibile trovare offerte di lavoro negli altri paesi della Comunità Europea? Come ci si accede? Ovviamente i disoccupati, i giovani, possono avere modo di affacciarsi al mondo del lavoro? Sì, in effetti sì, vogliamo illustrare appunto uno strumento che se non altro può essere sperimentato anche subito da casa, da parte dei nostri telespettatori, perché Eures, che è raggiungibile all'indirizzo web che vedete in sovraimpressione, è un portale appunto della Commissione Europea, un portale che consente appunto direttamente di cercare e offrire un impiego, è gestito quindi da dei punti di contatto nazionali, che sono appunto di livello nazionale, e fin tanto che le province hanno gestito i servizi all'impiego, chiaramente c'erano anche i referenti provinciali presso i centri per l'impiego in Italia. Quindi Eures che cosa fa? Incrocia la domanda e l'offerta di lavoro nell'Unione Europea. Se noi diamo un'occhiata al portale, vediamo appunto che si compone di più sezioni. Nella sezione vita e lavoro si possono trovare tutte le informazioni, i dati sul mercato del lavoro e le tendenze in ciascun paese, quindi se si ha in mente già un paese dove ci si vorrebbe recare per la ricerca del lavoro, sicuramente si può approfondire la conoscenza di quel luogo attraverso questa sezione. Poi abbiamo la sezione che riguarda le competenze e lo sviluppo professionale. Abbiamo detto appunto che c'è un mercato del lavoro che mostra un divario tra competenze richieste e competenze offerte. Allora qui in questa sezione del portale noi possiamo ricercare le opportunità di apprendimento offerte appunto a livello europeo, nel mondo della formazione a livello europeo. Poi ancora nella sezione Eures, proprio informazioni su Eures, troviamo la descrizione del servizio e qui possiamo andare a cercare, quando facciamo la ricerca di consulenti Eures, possiamo andare a cercare per paese, inserendo quindi Italia e la zona geografica che uscirà appunto specificata, uscirà un punto di contatto che è relativo all'Abruzzo. Proviamo un attimo così lo vediamo. Allora, Italia. Ecco qui, si seleziona la regione Abruzzo. Questo ovviamente è valido, sì, per tutte le regioni, nel nostro caso per tutte si guarda le regioni, proprio per cercare esatto, di... Sì, e comunque qui esce, adesso
Ah, ecco, cerca, scusate. Ecco qui, vedete, esce il riferimento appunto relativo alla provincia di Teramo, presso il centro quindi per l'impiego di Giulianova, esce un riferimento del consulente Eures al quale ci si può rivolgere, Anna Bongiovanni. Poi ancora torniamo indietro alla pagina principale. E vediamo che c'è poi appunto la sezione proprio della ricerca del lavoro, quindi i candidati che cosa devono fare? Devono registrarsi è facilissimo, si inseriscono i propri dati anagrafici, si riceve un'email di conferma, quindi si hanno le credenziali di accesso e si può avere anche accesso a quelle che adesso sono appunto le sezioni così limitate, diciamo, a visione limitata del portale. Si inserisce il proprio curriculum, si inserisce il tipo di lavoro che si desidera cercare, il paese, si decide che tipo di notifiche si vogliono ricevere e si è già quindi immessi in un sistema che comunque offre, come abbiamo visto nella pagina principale del portale, più già qui sono registrate più di 1 milione di offerte e richieste appunto di lavoro, come leggiamo in alto a sinistra. Ovviamente a questo portale accedono anche i datori di lavoro che si registrano ed esprimono chiaramente le loro esigenze. Analogamente volevamo segnalare un altro portale, che è quello del portale appunto che l'Unione Europea dedica ai giovani, perché anche questo costituisce sicuramente un punto di accesso unico dove sono racchiuse quindi informazioni certe, sicure, verificate e che possono appunto essere di spunto per dare avvio a percorsi di mobilità o di esperienza in altri paesi dell'Unione Europea. E allora questi sono due portali che sono stati indicati proprio perché si è parlato della disoccupazione giovanile, ma soprattutto sulle politiche dell'Unione Europea. Pare insomma che ci siano tantissimi posti a disposizione nei paesi dell'Unione Europea. Giulia Pelliccia ci ha fatto come sempre un quadro molto chiaro, gli indirizzi ci sono, è possibile anche rivedere la puntata, perciò per chi se lo fosse perso basterà insomma andare sul sito di TV6. Ringrazio tantissimo Giulia Pelliccia, In Europa torna la prossima settimana e noi diamo la linea a Fabrizio Catullo. Eccoci qui in studio e continuiamo a parlare proprio di queste questioni tra qualche minuto, prima un po' di pubblicità, grazie. Eccoci qui in studio. Dottoressa, diciamo che questa iniziativa è encomiabile ed è anche, per i motivi detti prima, è utilissima proprio perché serve a colmare, dovrebbe servire a colmare questi gap formativi che i giovani hanno e a causa dei quali, principalmente a causa dei quali, non trovano lavoro nel mondo odierno, nel mondo produttivo odierno. Tuttavia l'iniziativa era tanto ambiziosa quanto problematica, la sua espressione mi fa capire che è proprio così. Quali sono stati i problemi riscontrati dall'Abruzzo, ma che io sappia un po' in tutta Italia? Sì. Quali sono i problemi? Molti problemi ha avuto questo programma. E problemi che abbiamo proprio sentito tutti e che abbiamo scontato tutti, tutte le regioni, perché è un programma che ha messo in rete l'Europa, che ha un proprio linguaggio, il governo italiano, che ha un proprio linguaggio, le regioni, che hanno linguaggi diversi, ogni regione ha organizzato come dire, i servizi per il lavoro, il sistema lavoro in maniera diversa e poi all'interno del programma ha messo in connessione enti pubblici con enti privati, quindi i centri per l'impiego che sono pubblici e hanno una cultura organizzativa di un certo modo, un linguaggio di un certo modo, tempi di un certo modo, problematiche eccetera, con gli organismi di formazione che sono 90 per esempio in Abruzzo e che sono privati, con le APL, cioè le società per il lavoro, le agenzie per il lavoro, che hanno tempi diversi, organizzazioni diverse, linguaggi diversi. Quindi è stato un problema di comunicazione tra questi organismi. È stato un grande problema
problema, no? Mettere in connessione l'Europa, l'Italia, le regioni con i centri per l'impiego, con gli organismi privati per il lavoro, gli organismi pubblici, insomma, è stato veramente difficoltoso. Ma per me, per tutte le regioni, è stata un po' una palestra. Comunque per l'Abruzzo è stata una palestra perché per la prima volta tutto il sistema accreditato per il lavoro ha messo in connessione, ha lavorato insieme. Quindi i problemi sono stati enormi, sono ancora grandi, quindi questo lo dico perché lo voglio dire, perché è così, però io ritengo che questo sia successo perché è la prima volta che si sperimenta un progetto di una portata gigantesca mettendo in connessione istituzioni completamente diverse tra loro. Siccome il programma Garanzia Giovani sarà anche, ci sarà anche per molto probabilmente anche l'anno prossimo. E questo è importante, diciamolo ai giovani che vogliono magari provare per il prossimo anno, perché quest'anno è stata una sorta di, appunto, di palestra, come diceva la dottoressa, ma è servita, penso, moltissimo a capire come fare poi a risolvere queste problematiche. Spero di poter dire che abbiamo un po' affinato lo strumento, certo, e quindi migliorato lo strumento, capito, no? Le regole, come dire, il tavolo romano spesso cambiava le regole, anzi le ha cambiate spesso durante questo anno, per cui era anche difficile, no? Ogni volta riprogrammare tutto e riposizionarsi, è stato difficilissimo per tutte le regioni. Ci sono delle regioni che sono partite prima con i tirocini e non hanno pagato i ragazzi e quindi hanno avuto problemi enormi, ci sono regioni come la nostra che sono partite ma hanno fatto presto e si e sono adesso aspettate bloccare i fondi per... quindi sono i problemi, gli enti pubblici che prima potevano partecipare, poi li hanno bloccati, adesso li abbiamo rimessi in sesso, insomma in ballo, però quindi, come dire, è stato veramente tutto molto difficile e chiaramente questa mancanza di chiarezza o comunque questo cambiare continuamente le regole ha destato anche molta confusione e preoccupazione nei ragazzi e nelle imprese. Certo. Però io reputo, ripeto, io credo che l'Abruzzo abbia risposto benissimo, sia, come dire, in termini di interesse, in termini numerici, stia rispondendo con grandi difficoltà, ma sta rispondendo meglio delle altre regioni. Ma soprattutto spero che l'anno prossimo, avendo affinato quest'anno lo strumento, io sono certa, anzi, che l'anno prossimo Garanzia Giovani andrà molto meglio in tutte le regioni e saranno chiare le regole fin dall'inizio, sia per noi, per chi deve gestire, per tutti appunto i partner, gli attori territoriali, ma anche e soprattutto per i ragazzi e per le imprese che poi sono la vera scommessa di, certo, Garanzia Giovani. Certo, e quindi messaggio per tutti i giovani che ci ascoltano, per il prossimo anno, la cosa, appunto, il meccanismo, come diceva la dottoressa Scocco, è ormai, insomma, è stato perfezionato in tante sue parti e quindi dovremmo essere molto più, diciamo, stavolta ricettivi, diciamo così. E quindi mi raccomando, chi è in una condizione di essere sotto i 30 anni, quindi 30 meno un giorno, diciamo, ed è appunto non occupato né studente né appunto né tirocinante, ha questa grandissima, ripeto, grandissima opportunità che l'Europa e la Regione Abruzzo offrono, e cioè di fare esperienza sul campo o addirittura di formarsi anche proprio presso organismi di formazione, perché può darsi anche che uno non voglia fare un'esperienza pratica diretta all'interno di un'impresa, ma semplicemente formarsi, dico bene, dottore? Sì, sì, assolutamente sì. Per esempio i ragazzi che manderemo all'estero, i 500 ragazzi che saranno selezionati per andare all'estero, noi li faremo andare all'estero senza un corso di formazione, per esempio in lingua, quindi anche questo sarà completamente gratuito, certo, perché sarà pagato dal circuito proprio di Garanzia Giovani. Quindi un'opportunità importantissima, sì. Non mancate di coglierla, appunto, perché quest'anno, anzi, chi arriva dopo è un po' più fortunato, perché quest'anno c'è stato il rodaggio e il prossimo anno sicuramente andrà molto meglio, e quindi non perdete questa occasione per tutti i giovani che ci ascoltano. E perché, a questo punto mi riallaccio a un altro discorso, perché è importante, quindi, questi tirocini, questa formazione sono molto importanti e la Garanzia Giovani è una delle tante opportunità che sono offerte in questo senso? Perché, abbiamo detto all'inizio della trasmissione, colmano quel famoso gap, quel famoso vuoto, questa lacuna che c'è tra la vecchia formazione, quindi i vecchi lavori, e la nuova formazione, quindi i nuovi lavori.
su questa scorta nasce anche il concetto, che io come economista, come sapete ne abbiamo parlato altre volte, ho ampiamente studiato, sul problema del reddito minimo garantito. Il reddito minimo garantito, signori, chi mi ascolta da un po' di tempo già lo sa, non è assolutamente assistenza, ma è un contributo che la regione o lo Stato danno a chi, a quel disoccupato o inoccupato, studente che ha appena finito gli studi e deve trovare il nuovo lavoro, un primo lavoro, danno, lo Stato o la regione dà, per poter sostenere economicamente la persona affinché questa nel frattempo impari, faccia appunto i famosi tirocini, la famosa formazione alla quale fra l'altro Youth Guarantee, la garanzia giovani, è diretta. È proprio a questo che è diretta la Youth Guarantee, che andrebbe completata proprio con un reddito minimo reddito minimo garantito, o anche detto, ma in modo erroneo, un reddito di cittadinanza, ma voi sapete che è diverso, il reddito minimo garantito, questo reddito che viene dato per sostenere la persona nelle more della sua formazione, e così nel frattempo può campare, come si suol dire, e poi però finita la formazione ha la possibilità, è aggiornato sul lavoro corrente, sui mestieri correnti, e quindi può piazzarsi in maniera più facile. Ecco, a tale proposito è encomiabile l'iniziativa che stanno sorgendo in varie regioni d'Italia e in Abruzzo, ve ne è una molto molto interessante. Recentemente il consigliere Melilla, insieme a Di Febo e insieme all'assessore Mazzocca, hanno proprio presentato una proposta, hanno portato in consiglio una proposta di legge per un'istituzione di un reddito minimo garantito per l'Abruzzo, che troverebbe copertura come fondi nella revisione delle tariffe di concessione per le aziende idroelettriche, di produzione idroelettrica. Pare che ci sono diversi milioni che si possono recuperare in questo modo e che possono andare quindi a finanziare i giovani, o giovani e meno giovani, perché altrimenti, attenzione, l'iniziativa riguarda chiunque sia disoccupato, quindi può essere anche un sessantenne, che però abbia perso il lavoro e deve riformarsi, deve adeguare le sue conoscenze alle nuove conoscenze sul campo, e quindi deve avere un sostentamento nelle more della formazione, e dopo nel frattempo si forma e dopo avrà più facilità nel trovare lavoro. Beh, questo reddito minimo garantito, a quanto pare se ne comincia a parlare, ci sono dei fondi. Cosa ci sa dire su questo, dottoressa? Sì, in linea di massima io non sono d'accordo quando si parla di reddito minimo o di social card senza legarla ad un'attività o ad una attivazione, certo, da parte di chi ne usufruisce, perché il discorso assistenzialistico non porta certo, lontano nessuno. Faccio un esempio: la stessa social card che il mio governo Renzi ha sperimentato in alcune città metropolitane è stato completamente bloccato dalle regioni nella conferenza nazionale Stato-Regioni, perché dare una social card, cioè una sorta di fondo, senza legarla ad una riattivazione appunto in maniera del tutto assistenziale, senza legarla a un percorso, una formazione, di formazione, un percorso, certo, o di lavoro socialmente utile, certo, o di appunto una riattivazione, ti diamo i soldi e basta, certo, è una formula che non piace, non convince, non è più quella che è, non può essere più, le politiche sociali non sono più, non possono essere più, perché è giusto che sia così, assistenzialismo, ma necessitano di una attivazione da parte dei cittadini. Il discorso del pesce e della canna da pesca: ti regalo, certo, il pesce, no. No, basta, certo, perché il pesce ti dura un giorno, certo, ti regalo la canna da pesca, così sarai tu capace poi da solo di pescare. La stessa cosa, se io ti do il reddito minimo garantito e tu stai a casa senza fare niente, non agisco sulla tua tristezza, sulla tua depressione, sulla tua solitudine, sulla tua senso di sfiducia e di incapacità. Se invece ti consento di poter, ti do dei fondi, un fondo, un reddito minimo per poter, che ti consente di fare altro, legato a qualcos'altro, appunto che sia formazione, sia un riattivarsi per poter riempire
quella famosa lacuna di cui parlavamo. La famosa lacuna, allora sono assolutamente d'accordo. Perfetto, certo. E infatti è proprio questo che è il reddito minimo garantito vero e non quello assistenziale. Perché è ovvio, come ha detto giustamente la dottoressa, un conto è dare il pesce, te lo mangi oggi ed è finito, un conto è darti, insegnarti a usare anche la canna da pesca, quindi corsi di formazione, ok? Formazione tirocinio. Nel frattempo ti sostengo economicamente con un reddito minimo. Se le due cose sono strettamente legate, beh, è una rivoluzione, signori, perché se è vero, come è vero, che il problema attuale, moderno, del lavoro, della carenza di lavoro, è il fatto che le persone non sono più formate in modo adeguato rispetto alle esigenze del mondo industriale, del mondo produttivo, beh, in questo modo quelle persone hanno possibilità di sostenersi economicamente e nel frattempo formarsi e adeguare le sue proprie conoscenze al nuovo mondo produttivo. Quindi sarebbe perfetto, sarebbe davvero una cosa utilissima. Speriamo che qui in Abruzzo riusciamo a introdurre qualcosa del genere. Ma appunto, sempre legato a questo discorso, formazione, quindi non c'è sostentamento che regga per una persona se non è legata alla formazione, alla sua riqualificazione professionale. Il Fondo Sociale Europeo, come sapete abbiamo parlato tante volte di Fondo Sociale Europeo in questa trasmissione, finanzia proprio questo, la formazione e tutte queste attività di tirocinio, di formazione che aiutano le persone a reinserirsi nel mondo del lavoro o a inserirsi se hanno appena terminato gli studi. Dottoressa, il Fondo Sociale Europeo di questo settennio che abbiamo innanzi, ormai sessennio perché un anno è passato, cosa ci prospetta? Sì, intanto devo dire purtroppo che abbiamo la metà dei fondi del settennio passato, nel 2007-2013, negli anni 2007-2013 la Regione Abruzzo ha potuto godere di 340 milioni circa di euro. Per il 2014-2020, per i prossimi 7 anni, ne avremo solamente 141, in realtà erano molti meno, poi abbiamo messo 30 milioni di euro spostandoli da un altro fondo, quindi erano 112 se non sbaglio, quindi pochissimi, abbiamo recuperato dai fondi FESR 30 milioni di euro. Motivo di questo calo, diciamo, di disponibilità? Perché siamo diventati una regione in transizione, cioè prima eravamo tra le regioni del sud, per cui avevamo bisogno di maggiore aiuto. Adesso il nostro PIL è lievemente aumentato, per cui siamo passati tra le regioni in transizione. Quindi l'Europa, ovviamente, data la situazione migliore, dovremmo fare di più, con meno soldi. Con meno soldi. Certo. In realtà poi è arrivata la crisi, per cui comunque non stiamo bene, non è una regione che sta bene, i dati lo dicono. Quindi abbiamo di fatto però molto meno degli scorsi anni, però questa è una sfida, no? Non ci deve, come dire allora non si farà niente, si potranno fare poche cose, no, dobbiamo essere più bravi. E non sbagliare e quindi organizzare, programmare questi 141 milioni di euro avendo chiari gli obiettivi e mirando meglio e con più certezza agli obiettivi. Per esempio, su cosa punterete? Sicuramente, dunque, faremo il piano operativo, sarà scritto quest'estate, però il piano che abbiamo presentato appunto in Europa, che tra l'altro non è stato osservato dall'Europa, infatti è il primo fondo, come dire, partirà, non ha avuto grandi osservazioni, devo dire questo con un piccolo, orgoglio, punterà molto per esempio sicuramente alla formazione anche, come dire, all'interno delle scuole, alle nuove tecnologie, perché come abbiamo detto all'inizio il digitale ha completamente cambiato tutti i tipi di tutto il lavoro, tutto il mondo del lavoro, anche l'orafo, no? Che magari l'artigiano più classico, grazie all'uso delle nuove tecnologie, può migliorare il prodotto, ma proprio cambiare la produzione e cambiare stile e cultura organizzativa anche del suo lavoro. Ma molto punteremo sui mestieri legati proprio al nostro territorio e quindi alla blue economy, cioè ai mestieri legati al mare, o alla green economy e ai mestieri legati al verde. Siamo comunque la regione verde d'Europa, e quindi molto faremo affinché possano essere sostenute
possano essere sostenuti i mestieri legati proprio al nostro territorio, quindi alla bellezza. Noi abbiamo una regione tra le più belle d'Italia. È un patrimonio immenso che dovrebbe essere sfruttato meglio. Esatto, potrebbe essere sfruttato meglio, e sicuramente grazie al fondo sociale cercheremo di valorizzare quelle che sono anche le nostre tradizioni, la nostra cultura, e quindi legata naturalmente al lavoro. Abbiamo aumentato la parte di poco, ma insomma parliamo di pochissimi fondi, quindi di tanto alla fine, no? Rispetto al totale, i fondi destinati all'inclusione sociale, perché crediamo che sostenere gli svantaggiati attraverso il lavoro, quindi sempre con la canna da pesca, sia importante per sostenere poi il tessuto sociale e le famiglie proprio della nostra regione, e abbiamo messo una percentuale maggiore per le donne, perché le pari opportunità in Abruzzo sono ancora molto lontane. Ripeto, essere donna ed essere abruzzese è uno svantaggio, perché abbiamo detto prima che le donne in Abruzzo lavorano molto poco, molto meno degli uomini, per cui abbiamo deciso di destinare una quota maggiore anche alle pari opportunità. Benissimo. Signori, penso che siamo riusciti a dare un pochino un quadro della situazione lavorativa, in senso soprattutto prospettico, e tutto sommato è emerso, a mio parere, un quadro positivo, ottimistico perlomeno. Noi per questa sera è tutto, e noi ci vediamo come sempre la prossima volta. Nel frattempo non perdetevi la puntata della rubrica di economia che segue tra qualche secondo, e noi ci vediamo alla prossima. Grazie. Non esiste un'economia buona ed una cattiva. È solo questione di dove la politica vuole condurti e dove tu vuoi condurre la politica. Salve amici, riprendiamo da un discorso lasciato la scorsa volta, molto molto importante a questo punto del nostro corso, perché abbiamo visto che nella nostra Repubblica Felice c'era una situazione di iniziale benessere. Vediamo il cartello, avete visto che avevamo una persona più ricca che era di 4,50, il cui reddito era 4,50, poi c'era l'altra persona un po' meno ricca ma comunque benestante e con 3,50, e poi abbiamo una classe media 2,50 e una persona povera che invece 2 euro soltanto. In seguito alla recessione la situazione, avevamo visto, era cambiata, era diventata questa. Vediamo l'altro cartello, ecco qui, la situazione era cambiata e avevamo avuto un peggioramento generale della situazione a causa della recessione, perché avevamo la persona più ricca che comunque era riuscita a conservare la propria ricchezza, 4,50, ma tutti gli altri avevano perso, quindi la maggioranza, la stragrande maggioranza della popolazione aveva perso gran parte del reddito. La persona un po' meno benestante era scesa a 3 euro da 3,50, gli altri erano scesi, la classe media era scesa da 2,50 a 2, il più povero addirittura aveva subito un'enorme decurtazione del proprio reddito, scendendo addirittura a 0,50. Beh, questa situazione di recessione può essere, abbiamo visto la scorsa volta, risolta con diversi metodi, fondamentalmente due metodi, quello diciamo più di destra e quello più di sinistra. Il metodo più di sinistra era quello che avevamo studiato, essere il metodo keynesiano, una teoria keynesiana che basava la rinascita di una nazione, l'uscita dalla recessione con la spesa pubblica. Spesa pubblica soprattutto se finanziata dal debito pubblico. Questa uscita dalla recessione era un metodo quindi più di sinistra. Perché? Perché grazie alla spesa pubblica si cercava di aiutare di più le persone meno abbienti a risollevarsi dalla situazione di povertà, oppure a migliorare semplicemente la situazione economica che avevano. Tanto che avevamo visto nasceva una classe media che è importantissima, perché non è più semplicemente una ripartizione della società tra ricchi e poveri, ma comincia a esserci chi sta in mezzo e quindi può determinare anche fa da ago della bilancia, può determinare lo spostamento della ricchezza più da una parte o più dall'altra. Sta di fatto che adesso c'è una recessione e quindi bisogna uscire da questa recessione. Applichiamo la teoria keynesiana, avevamo visto che poteva essere un ottimo metodo per uscire, ma vi avrei dimostrato che c'è un neo nella teoria keynesiana.
In particolare, vediamo come funziona. Ripassiamo un attimino il meccanismo della recessione. La recessione parte, abbiamo detto, solitamente dal fatto che dei consumi, a un certo punto c'è una stanchezza dei consumi, la gente non compra più le sedie che comprava lo scorso anno, di solito erano abituati a comprarne sempre due sedie all'anno, ma siccome ormai tutti quanti ce le hanno e il benessere si è un po' diffuso, i prodotti sono sempre quelli, le sedie sono quelle, i tavoli sono quelli, cominciano a comprarne un po' di meno, ma se comprano un po' di meno anche chi li vendeva, chi li produceva comincia a vendere di meno, ma se vende di meno guadagnerà anche di meno e quindi comprerà meno merce anche lui, meno sedie e meno tavoli anche lui, e insomma c'è un avvitamento della situazione che produce gradualmente una recessione, tutti quanti cominciano a non produrre. Beh, qual è il difetto che può verificarsi? Quando finanziamo con spesa pubblica la parte meno abbiente della popolazione affinché questa possa avere dei soldi da spendere e quindi ricominciare a partire dall'economia stimolando i consumi e quindi stimolando la produzione e così via nel meccanismo che ormai è ben noto, beh, quando succede questo però, se siamo già a un livello di stanchezza dei consumi, vi ricordate, la recessione in questo caso è iniziata perché c'era una stanchezza dei consumi. Vuol dire che la gente già aveva quei prodotti, non è più interessata a comprarne altri o a comprarne della stessa quantità con la quale era solita comprare negli scorsi anni, e quindi scatta questa recessione. Beh, in questa situazione, quando la produzione è arrivata a un livello che si dice potenziale, cioè una produzione massima per quel tipo di economia, cioè più di così non riusciamo a produrre, o meglio non riusciamo neanche a vendere più di così, perché tanto le persone non sono più interessate ad avere quei prodotti, beh, se noi diamo comunque soldi alla parte meno abbiente della popolazione, questi andranno a spenderli per ricomprare sedie e tavoli, nel nostro esempio, ma nessuno dei produttori sarà intenzionato ad investire per produrre di più, perché tanto ha visto che quei prodotti non hanno più la stessa capienza, la stessa capacità di assorbimento che avevano prima. Insomma, il produttore che prima vendeva 3 sedie all'anno e adesso vede che la domanda è scesa a 2 sedie, una sedia, quando vede arrivare dei soldi, perché lo Stato ha dato dei soldi alla parte meno abbiente della popolazione che ricomincia a comprare, chi produce dice, beh, non mi fido, non investo i miei soldi per produrre 3 sedie, perché c'è il rischio che non le comprino più. E allora che faccio? Ne produco solo una, ma se ne produco solo una e la domanda invece, grazie ai soldi della spesa pubblica, è di 3 sedie, ma io ne ho prodotta solo una, che succede, Antonella? Si alzano i prezzi, l'inflazione, ecco come nasce l'inflazione, soldi spesi per un qualcosa che non viene prodotto, per cui c'è una domanda più forte dell'offerta. Io offro sedie, ma non ne offro tante, perché ho paura che tanto poi la domanda non sarà più forte, perché ormai ce l'hanno tutti queste sedie, e so che non ne venderò tante, ne produco poche. I soldi che ho dato con la spesa pubblica alla gente più povera permette loro di comprare, ma io non produco e alzo i prezzi per guadagnarci lo stesso. Nasce l'inflazione. Ecco allora che la politica keynesiana non funziona quando si è vicini ad un livello massimo di produzione, ci vuole qualcosa come l'innovazione. Innovazione che rimetta sul mercato novità, nuovi prodotti, che quindi stimoli la produzione effettiva da parte dei produttori e non crei invece l'aumento dei prezzi. Beh, Antonella, a questo punto i conservatori si ringalluzziscono, come si suol dire. Perché? Perché dicono, beh, visto con la politica di Keynes non funziona in questi casi, ci vuole innovazione. Tu l'altra volta avevi detto che per uscire dalla recessione in questo caso non avresti fatto spesa pubblica, ma avresti fatto incentivi alle aziende. Sì. Perché? Ecco, dimmi. Perché secondo me con la spesa pubblica non si creano posti di lavoro. L'impresa, se viene agevolata dallo Stato con dei finanziamenti, investirà sicuramente in produzione, innovazione, in ricerca, così che diventano, le nostre aziende diventeranno competitive, nel senso che aumenteranno le esportazioni, aumenterà il lavoro, perché la classe più povera della società, secondo me, invece di ricevere sussidi, offrire alla classe più povera un posto di lavoro li renderebbe anche più partecipi. Investiamo direttamente nell'azienda, sì, così sì. L'azienda fa ricerca.
ricerca, investe, produce qualche bene nuovo, no? Produce cose che non sono più le solite sedie, le solite tavole, esatto, qualcosa esatto. di nuovo, e così crea mercato, crea nuova offerta, nuova, e quindi anche nuovo bisogno di impiegati, di lavoratori, e quindi assume. E quindi riparte l'economia. Ecco, però guarda che ti faccio notare Keynes in realtà, e questo amici è molto importante perché è un errore che si fa spesso anche nei dibattiti pubblici, nella politica, Keynes non è negativo perché la politica keynesiana crea una inutile spesa e quindi crea inflazione, come abbiamo visto. Questo è vero in alcuni casi particolari in cui la produzione è già arrivata a un livello massimo potenziale, per cui non c'è più niente di nuovo e si crea, se uno fa spesa pubblica, creerebbe inflazione. Ma Keynes in realtà diceva proprio questo, diceva che non bisogna spendere basta soldi pubblici, bisogna spenderli in modo mirato, diceva bisogna spenderli in innovazione. Se vi ricordate, l'esempio che avevamo fatto noi fin dall'inizio è che la spesa pubblica keynesiana non andava fatta così con sussidi e basta, ma andava fatta ad esempio sulla formazione, perché la formazione consentiva a quel soggetto più povero magari di imparare un mestiere, di inventarsi, ricordate, uno dei soggetti studenti di questa scuola che noi avevamo finanziato con la spesa pubblica, inventava a un certo punto il tavolo, una cosa che prima non c'era, e quindi creava innovazione. Quindi, come vedi, anche la spesa pubblica, se fatta bene, può creare innovazione e far ripartire l'economia, assunzioni, imprese e così via. Quindi, come vedi, non è vero che bisogna per forza dare i soldi soltanto alle imprese e senza dare una possibilità, un sussidio e un aiuto alla parte più povera della popolazione. Quindi potrebbero essere buoni tutti e due i metodi. Certo è che è soltanto questione di punti di vista. I conservatori pensano, e quindi la politica di destra pensa, che sia più opportuno dare soldi direttamente all'innovazione delle imprese, che poi provvederanno ad assumere, no, a fare ricerca, a innovare, a creare nuovi prodotti e quindi poi assumere nuovi lavoratori, e la politica di sinistra, che comunque è buona, ma pensa che bisogna far partire la ricerca, l'innovazione dal basso, cioè dando aiuto alla parte più povera della popolazione per consentire loro di imparare qualche cosa che poi produca nuovi beni, produca innovazione, produca una crescita collettiva. Sono due modi diversi di vedere, quello di destra, che applicherà una teoria monetarista, che vedremo bene nella prossima puntata, e quello di sinistra, che applica la politica keynesiana, che ormai conoscete benissimo. Bene, vedremo appunto la politica monetarista la prossima volta. Intanto vi raccomando sempre di scaricare il mio libro, andate sul sito di amazon.it, dove potete digitare Exclusivity di Fabrizio Catullo e scaricare il libro, o anche ordinarlo, per chi volesse la versione cartacea può anche ordinarlo e sarà consegnato a casa nel giro di un paio di giorni. Vi ringrazio, alla prossima.